vuole rivolgere brevemente un augurio a tutti i cittadini? Certamente sì, il momento non è facile, dobbiamo cercare di stare tutti assieme e per farlo credo che possiamo cominciare già da oggi. Da parte mia a tutti i cittadini il più caro auguri di un buon Natale e sperando che il nuovo anno sia quello della ripartenza e della ricrescita. In queste ore di serenità e di festa voglio estendere gli auguri più cari e più belli per un santo Natale e un felice anno nuovo ai miei concittadini montauresi, ma direi un po' a tutti i cittadini della Calabria e alla gente di tutto il mondo, con la speranza che gli anni che verranno saranno anni che porteranno un qualcosa di positivo soprattutto per i giovani che hanno veramente bisogno. E poi il nostro pensiero non può che andare in questo momento agli anziani e agli ammalati che ci sono vicini, anche se a volte avrebbero necessità di avere un calore più immediato, più diretto, però il nostro pensiero va anche a loro. Il Natale è un momento particolare d'attenzione dove c'è una sintesi di tutto l'anno di grandi sentimenti. Allora voglio dire, mi date l'opportunità di porgere a tutti gli andreolesi che sono sparsi nel mondo, in tutta Italia. Abbiamo delle grosse rappresentanze a Roma e a Milano con due associazioni, l'ARA, l'Associazione Romana degli Andreolesi, e l'AMA, l'Associazione degli Andreolesi a Milano, ma abbiamo anche delle associazioni a Toronto, a New York, a West Paterson, quindi ci sono questi circoli che ancora riescono a mantenere l'andreolesità, ma nel mandarlo, nel porgere questo augurio di buon Natale e di un ottimo 2013 agli andreolesi sparsi per l'Italia e per il mondo, devo dire che parimenti intendo augurare buone feste a tutti i calabresi nel mondo. E devo dire che questa sera qui al Comalca con l'Associazione Internazionale dei Calabresi del Mondo si è mandato un messaggio di augurio e di speranza proprio a tutti i calabresi nel mondo, e noi che viviamo e amministriamo qui in Calabria lo sentiamo in modo particolare proprio perché c'è questo forte legame che proprio questa sera alla presenza di Sua Eccellenza Bertolone e di tante autorità e di tante eccellenze di calabresi nel mondo, voglio dire, abbiamo in un certo senso concentrato. Anche in un momento di particolare difficoltà, di particolare crisi, l'augurio più grande è quello che ciascuno possa passare un Natale sereno e felice insieme con la famiglia e che il 2013 possa vedere un minimo di prospettiva e di progresso e di lavoro, perché sono alla base della tranquillità sociale, della pace per tutte le famiglie. Questo è l'augurio che mi sento di rivolgere ai badaletesi, ai cittadini del comprensorio che seguono la vostra TV, agli emigrati che torneranno o stanno per tornare a Badolato e nei paesi del comprensorio. Un augurio di serene e felici feste a tutti quanti.